Ciao ragazze, benvenute in un nuovo Get Ready With Me. Salutiamo i nostri due amici oggi che ci terranno compagnia per tutto il video. Io non so come mai, ma ogni volta che registro Get Ready With Me capita sempre poco prima che mi deve venire il ciclo, quindi mi ritrovo sempre mega brufolazzi. Vabbè, comunque oggi mi truccherò con la glam di Natasha Denona, che in realtà ho usato due volte forse e poco più. Una di voi mi ha chiesto proprio di farci un trucco, un Get Ready With Me, e quindi eccomi qui. Per il viso invece andrò ad utilizzare la tecnica face lifting. Vi ho fatto vedere su Instagram il reel di questa tecnica e devo dire che mi è piaciuto veramente moltissimo il risultato, quindi oggi andremo a fare questa base viso, ma prima appunto partiamo dalla glam di Natasha Denona. Eccola qua. Una di voi, tra l'altro, mi ha consigliato anche di fare un video su tutte le mie mini palette di Natasha Denona, quindi lo farò. Se avete delle idee sui video che volete vedere, scrivetemelo senza problemi, perché appunto, insomma, mi fa piacere, ecco, anche perché in questo periodo, non avendo tantissime cose nuove, di cui parlarvi, se avete delle idee sui video, io sono super disponibile ad accettare le vostre richieste. Per prima cosa vado ad utilizzare Blend, che è questo marroncino centrale, e lo metto nella piega. Con un pennello un pochino più a punta, questo è il mio solito di Mesauda 527, vado a prendere invece Smoke, che è questo marroncino un po' più scuro per intensificare la piega. Questa palette l'ho usata pochino perché ha un sacco di colori marroncini, grigini, che io uso poco, ecco. Quindi per quello. Vado a prendere poi Center Eyelid, che è questo, che è un grigio. Vediamo, sì, un bel grigio luminosissimo. Lo metto appunto qua, diciamo, nella parte centrale dell'occhio. Non ho voluto fare il classico look rosa, diciamo, perché quello l'ho già fatto tante volte, quindi c'è, cioè, tante volte, insomma, quelle due volte che ho usato questa palette, appunto, ho utilizzato i colori rosati, che sono sicuramente i miei colori preferiti, lo sapete. Però, insomma, per far qualcosa di diverso, dato che questa parte centrale e anche questa di sotto praticamente non l'ho mai usata, ho usato solo la prima parte qua dove ci sono i rosa. Almeno ne approfitto per provare anche gli altri colori. Questo qui è molto bello, veramente un silver, ecco, un grigio luminosissimo, molto bello ed elegante. Ho fatto qua lo swatch anche sulla mano col pennello, però davvero bello. Anche se sinceramente non so se mi stanno bene questi colori grigi, ecco, però per cambiare un po'. Se no, poi faccio sempre colori trucchi rosati, che per carità mi piacciono, mi stanno bene, però ogni tanto per cambiare ci vuole qualcosa di diverso. Nella parte interna appunto dell'occhio vado a mettere Inner Corner, però questo, non quello rosato, questo che è, diciamo, più anche qua sul tono silver. Giro il pennello e uso lo stesso. Lo metto centrale qua. Sotto l'arcata sopraccigliare provo a mettere Transition, non c'è un panna matte, quindi provo a mettere questo, anche se mi sa che è un po' scuretto, ne metto pochissimo. Con un pennello microscopico, questo qui è quello di Elf. Questo, ragazzi, ha tipo 10 anni. Questo pennello è lo Small Precision Brush. Chi di voi se li ricorda questi pennelli? Tra l'altro, Elf è ritornato sul sito di Douglas dopo tantissimi anni. E con questo tipo di pennello vado a prendere Lash Line, sempre della zona centrale, e lo metto come se fosse un eyeliner. Però sotto l'arcata sopraccigliare vado a prendere un panna dalla palette di Too Faced, perché non mi piace quel transition sotto l'arcata sopraccigliare. E quindi vado a prendere un color burro, questo è Swan.
matita nera, sempre la Bombay Black di Nabla. Come mascara invece vado a riprendere questo qua della Honest Beauty, che non uso da tanto, che comunque mi piaceva. Da un lato il primer, che però il primer non mi faceva impazzire, usavo solo il mascara. Eccolo qua, allo scovolino particolare. Questa marca si trova sul sito di Douglas ed è quella di, non mi ricordo, un'attrice che però ora non mi ricordo come si chiama. Vabbè, chi se ne frega, insomma. Ce ne può fregare di meno. Non è male, le pettina abbastanza bene, non fa quelle ciglia drammatiche, però non è male. Passiamo ora alla base, così insomma sistemo il tutto e vado ad utilizzare il correttore, il Bordis Way Multi-Use Sculpting Concealer di Too Faced con la tecnica del face lifting. Se volete vedere appunto la differenza da una parte col face lifting e dall'altra con, diciamo, quello che non si dovrebbe fare, ecco, la potete vedere nel reel di Instagram. Devo dire che si vede comunque la differenza. Il correttore lo metto un po' così e così. Ormai penso che farò sempre in questo modo perché mi piace molto. Ieri ho fatto finalmente la tinta, la mia preferita, l'erba tinta, e devo dire che funziona. Mi ha coperto i capelli bianchi, eccetera. Colore perfetto. Appunto, meno male, perché quella di cui vi parlavo l'altra volta io proprio non mi sono trovata bene. Vedete che è così. Certo che io stavo pensando, mi sto truccando per cosa? Niente, per fare un giro in corridoio, ora che ci penso, perché oggi ovviamente non andrò da nessuna parte e niente, cioè praticamente mi sto truccando solo per voi, per fare un giretto in corridoio e poi per pulire casa, cioè fantastico. Questo correttore non è full coverage, però l'effetto insomma mi piace molto, è uno di quelli che preferisco perché non enfatizza almeno le rughettine di espressione. Metto un po' il correttore qui perché c'è il segno degli occhiali. Ora come fondotinta vado a mettere il Transformist di Astra, metto prima l'1, il colore 1, e poi vado a mettere il 2, metto questo qui perché è abbastanza coprente, quindi per questo periodo mi copre bene anche i brufoletti. Con la blender umida appunto vado a tamponare, poi al limite vado ad aggiungere insomma dove ce ne vuole. E cosa vi volevo dire? Ecco, come serie TV, mamma mia, questo periodo ce ne sono veramente poche interessanti. Ho visto, ma mi sa già un mese fa, Dietro ai suoi occhi, che a me è piaciuto tantissimo, che vi consiglio, perché dalla trama che c'è su Netflix sembra un po' la classica storiella, no? Della donna tradita, eccetera, ma in realtà ci sono dei risvolti molto molto interessanti che non vi dico, altrimenti vi spoilerò la serie TV, quindi io quella ve la consiglio. Poi diciamo che come serie TV adolescenziale ho visto Ginny e Giorgia, che mi è piaciuto moltissimo. Primi amori, rapporto con la madre molto particolare, eccetera. Comunque mi è piaciuto, è carino. Adesso metto il numero 2, però ecco, adesso non c'è nient'altro che mi interessa sinceramente. Fatemi sapere che cosa state guardando in questo periodo, se c'è qualcosa di interessante, ma anche su Prime Video, quello, se c'è qualcosa anche lì potrei anche controllare. Ho ripreso col tapirulan dopo un anno e mezzo, perché insomma prima magari stavo molto più tempo in piedi, diciamo così, adesso no, e quindi ogni tanto faccio quel quarto d'ora sul tapirulan con una passeggiata, cioè camminando. Ecco, io l'avevo preso su Amazon il tapirulan, non mi ricordo quanto l'avevo pagato.
Io ho quello elettrico di tappeto, non è super professionale, però devo dire che non è male, non è proprio ideale per correre, ma io infatti, cioè, non è che corro, faccio una camminata veloce, ci sto un quel quarto d'ora, 20 minuti, giusto per mantenermi un filino in forma, perché altrimenti qua si sta a casa e se magna e basta. Ieri infatti ho fatto la pizza e ogni tanto facciamo la pizza e quindi vabbè. Allora, con la tecnica appunto sempre del facelifting vado ad applicare il Contour Wand di Charlotte Tilbury che è aperto, sì, adesso sì, che è praticamente un contouring in crema che a me piace tantissimo perché dà un effetto molto naturale. Quindi, invece di applicarlo sotto, come facevo prima, sento l'osso dov'è e lo vado ad applicare così. Provatela questa tecnica perché secondo me vi potrebbe piacere. E sempre con la blender, magari girata dall'altro lato, lo vado a stendere. Come vedete non ho applicato la cipria perché comunque è un prodotto in crema e prima, cioè è sempre meglio stenderlo prima della cipria. Questo dà veramente un effetto super super naturale come piace a me. Volendo potete anche poi aggiungere altro, però un po' per non sprecare prodotto, perché queste cose di Charlotte Tilbury sapete che costano un botto. Un po' perché comunque mi piace l'effetto naturale, a me basta così. Adesso invece andiamo a applicare la cipria. La vado ad applicare con le blender, queste qui di Atoquirina, vabbè, queste. Con la cipria di Astra, questa qua in polvere, sempre Astra, quindi base viso Astra. Praticamente faccio in questo modo ciò che mi rimane sul tappo. Allora, quella piccolina per il correttore è sporca, la devo lavare, quindi vado ad utilizzare semplicemente un pennello. Questo qua è quello di Real Technique. Profuma. Con la blender grande vado a tamponare il prodotto sul tappo e poi lo tampono in questo modo. Allora, questa spugna boh, con le creme non mi fa impazzire, sono sincera, però in questo modo, soprattutto per applicare la cipria, mi piace molto, piace molto. Vedete che comunque un filo sulla blender rilascia, ecco, il fondotinta, però va bene così, nel senso che magari. Però va bene perché l'eccesso appunto se lo prende la blender. Io li rimetto qui, ma poi li devo lavare. Come blush applico questo qua di Physicians Formula che avevo messo nei ripescati. E questo è il Nude Silk. E lo applico appunto con la tecnica del facelift, ovvero non vado a sorridere perché se sorridete e lo applicate proprio centralmente a mo' di pomello, tenderà tantissimo ad abbassare il viso, soprattutto il blush ho notato che tende tanto, invece dovete applicarlo in questo modo, quindi non sorridendo ma facendo così. E andrà anche ad amalgamarsi con il contouring che abbiamo messo prima, perché se voi pensate, allora applicando come facevo prima, quindi applicando il contouring qua e il blush qui, si creava un certo distacco, no? Invece in questo modo è tutto ben amalgamato. Come illuminante sto ripescando in questo periodo tantissime volte Ozone di Nabla degli Skin Glazing, uno dei miei illuminanti preferiti in assoluto, quindi andiamo con questo. Ho sistemato le sopracciglia con la Goof Proof Brow Pencil di Benefit, contornato le labbra con la matita Soar di MAC e ora vado ad applicare il rossetto di Pat McGrath. Questo qua, l'unico che ho, che è Softcore, che trovate comunque anche in permanente, che è un bel rosa matte, però cremoso. Secondo me ci sta bene con questo trucco.
e sono in tinta anche con la mia maglia da casa, cioè oggi sono proprio così scialla, maglia da casa. Quindi ragazze, questo è il look terminato, fatemi sapere che cosa ne pensate, prima impressione, diciamo così, anche se ce l'ho da tanto tempo ma l'ho usata 2 o 3 volte, della Glam di Natasha Denona, molto molto positiva. Il look che ho realizzato mi piace molto, la qualità almeno degli ombretti che ho provato mi sembra veramente molto molto buona. Ma appunto vi farò sapere più avanti. Grazie per aver visto il video ragazzi, se avete altri prodotti che volete vedere in azione fatemelo sapere nei commenti, su Instagram, nei direct, insomma dove volete. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima.